Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video con tre idee regalo per fare dei regali di Natale consapevoli. Questo perché il Natale si sta avvicinando sempre di più e quindi a volte magari non è facile fare un regalo che non solo renda felice la persona che lo riceve, ma anche magari porti un messaggio a me in particolare, quindi magari anche ad alcuni di voi che mi seguite. Mi interessa fare dei regali che non solo siano personali e pensati, insomma, per la persona che li riceve, ma anche che siano sostenibili, consapevoli, che quindi magari portino la persona a conoscere qualcosa di nuovo o a riflettere su un qualcosa. La prima idea regalo di cui vi parlo è un'idea regalo Zero Waste, perché è un cofanetto che mi è stato inviato da L'Amazzuna. L'Amazzuna è un'azienda di cui io vi parlo spesso perché veramente ci credo tantissimo e li adoro. È un'azienda che non solo fa dei cosmetici vegani e con ottimi ingredienti, quindi per la pelle, i capelli, si concentra anche sul tema dello Zero Waste per ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente. I loro prodotti sono tutti prodotti solidi, le cui confezioni di carta sono compostabili e io veramente li adoro perché credo ci sia davvero bisogno di qualcuno che si impegna non solo nella qualità ma anche nell'impatto che abbiamo sull'ambiente. Quindi io ho scelto questo cofanetto qui, in realtà ce ne sono vari, vediamo se mette a fuoco. Io ho scelto questo cofanetto qui, in realtà ce ne sono vari, questo qui mi piaceva tantissimo e quindi ho preso questo. È fatto in legno, tra l'altro guardate quanto è carino, la riutilizzerò sicuramente, non so se per gli incensi o per gli oli essenziali, devo ancora decidere. Comunque dentro si toglie, questo è il coperchio, e dentro c'è uno shampoo solido di cui penso di avervi già parlato, ma non ne sono sicura. È uno shampoo solido buonissimo, arancia e cannella, e appunto questa scatolina qui è compostabile, quindi fantastico. E lo shampoo si presenta così, tra l'altro è fantastico perché dura tantissimo questo qui, quindi dura non lo so quanto, 2-3 bottiglie di shampoo, quindi è fantastico. Ha un profumo meraviglioso ed è ottimo, ne ho già usato uno intero, quindi lo so che è molto molto buono. E infatti ho scelto questa scatolina anche perché l'avevo finito e volevo riassortirlo. Poi dentro c'è un burro di cacao solido, che è una sorta di olio da massaggio solido, è proprio fatto con il burro. Buonissimo, è proprio fatto con il burro di cacao solido, e vabbè il burro di cacao è solido, è proprio fatto con il burro di cacao, diciamo, e si può usare appunto scaldandolo con il calore delle mani. Potete usarlo per fare dei massaggi da soli o in compagnia, scelta vostra ovviamente, e appunto si scioglie mano a mano, quindi fa proprio l'effetto di olio caldo per il corpo. Quindi questo qui non l'ho mai provato, è un profumo davvero buono, non vedo l'ora di provarlo. Buonissimo. E poi dentro c'è anche una spugnettina di konjac, che è un'alga, derivata da un'alga, e questa qui me l'avete già vista usare nel video Morning Routine, ed è una spugnetta molto delicata per detergere il viso, che mi piace moltissimo, e dopo 3-4 mesi che si distrugge, diciamo, dopo 3-4 mesi che la usate, potete semplicemente buttarla nel compost. Tra l'altro vi faccio notare che all'interno della scatolina ci sono tutti i pezzettini di cartone che potete mettere nel riciclaggio, non viene usata plastica nell'imballaggio, e quindi anche questa è una cosa ottima. Come vi dicevo prima, ci sono anche altre varie box, io ho scelto questa perché era quella che mi piaceva di più, però potete scegliere fra le varie scatoline oppure anche semplicemente i prodotti singoli, e io credo sia proprio un bel regalo perché non solo sono delle cose utili e profumatissime, quindi veramente che fate felici le persone, ma in più portano la persona che riceve un prodotto del genere a fare una riflessione sul quanto di solito invece consumiamo plastica e confezioni per semplicemente per lavarci, no? E quindi credo sia un'ottima idea. Ovviamente vi lascio il link nell'info box. Grazie mille L'Amazzuna per avermi inviato questo cofanetto, vi adoro e adoro tutto quello che fate, quindi yeah. Oltre a questo cofanetto, L'Amazzuna mi ha fatto una sorpresa e mi ha inviato anche una coppetta mestruale. Lascio anche qui nelle schede il video in cui vi parlo della coppetta mestruale. Tra l'altro mi piacerebbe fare un altro video sulla coppetta, quindi magari fatemi sapere con un commento se vi interesserebbe. E anche questa credo sia una bellissima idea regalo, non l'avevo tenuta in conto nelle idee di cui parlare in questo video, però credo che anche questa sia una bellissima idea regalo. Se avete magari qualche amica a cui avete parlato della coppetta così e magari l'avete un po' convinta ma non così tanto da convincerla a comprarsela, potreste regalargliela, credo sia un'idea bellissima. Credo che anche la coppetta sia un'ottima idea regalo, quindi tenete in conto anche di questa possibilità. Non l'avevo tenuta in conto nel video, ma insomma vuol dire che doveva esserci, no?
La seconda idea che voglio darvi è quella di andare a guardare sugli shop online di associazioni e progetti che vi piacciono. Per esempio, io negli scorsi anni ho spesso fatto regali guardando sullo shop di Save the Dogs, che è l'associazione che ha salvato la mia cagnolina, che fa appunto vari gadget e cose del genere, tipo magliette, tazze, cose del genere, che potete scegliere di regalare. E anche questa cosa è ottima, perché in questo modo non solo fate un regalo utile alla persona, ma fate un regalo utile anche per una causa più grande, insomma, no? E uno shop di cui vi voglio parlare io in particolare è lo shop di Bossi, che è un progetto di cui mi avete già sentito parlare. Vi lascio nelle schede il link al video in cui ve ne parlo. Bossi è un progetto che si occupa di parità nella sua accezione più ampia, di parità, di femminismo, di diritti LGBT, si parla di persone, di diritti delle persone in realtà, quindi non saprei come altro descriverla se non parlando di diritti delle persone senza discriminazioni. E nello shop di Bossi trovate moltissime cose, trovate i gadget di Bossi, quindi c'è lo zainetto, la spilla, la borsa, il calendario, bellissimo calendario, questo è un regalo super utile secondo me, oltre a essere davvero bellissimo il calendario di Bossi è molto utile, molto molto utile, quindi anche quello ve lo consiglio. Inoltre trovate anche delle creazioni di vari artisti che hanno realizzato le creazioni a tema LGBT, parità, femminismo, e anch'io ho realizzato degli acchiappasogni a tema LGBT e a tema femminismo che trovate nello shop di Bossi, quindi se volete sostenere Bossi e volete sostenere anche me potete trovare anche questi acchiappasogni. Comunque l'idea in generale, io vi ho parlato nello specifico di Bossi perché è un progetto che conosco, in cui credo e a cui partecipo effettivamente nello shop, trovate anche le mie creazioni, però il mio consiglio è quello appunto di andare a dare un'occhiata agli shop delle associazioni, dei progetti in cui voi credete, perché così avete un'opportunità per sostenere questi progetti e fare un regalo che porti anche le persone magari a informarsi, a conoscere dei progetti nuovi che prima non conoscevano. La mia terza idea, e forse l'idea più ampia di tutte, è quella di andare in un negozio dell'usato, in un mercatino dell'usato, e lasciarvi ispirare, perché trovate davvero davvero dei tesori e senza aspettarvelo, spendendo pochissimo. Ricordo che io fino a qualche tempo fa, quando dovevo regalare un libro, pensavo sempre di dover regalare un libro nuovo, perché dicevo farei una bruttissima figura a regalare un libro usato. E invece no, perché? Perché c'è questo, non lo so, questo fastidio, questo pregiudizio nei confronti dell'usato? Io credo sia una bellissima idea regalare un libro usato, perché non solo sto regalando una storia, no? Sto regalando una storia doppia, perché quel libro non solo ha la storia che contiene dentro, ma magari ha dentro una dedica, dei bigliettini, delle cose del genere che portano magari anche la persona che lo riceve a immaginare la storia di quel libro, quindi non lo so, credo sia una bellissima idea. Ovviamente questo discorso non vale solo per i libri, perché nei negozi dell'usato trovate qualsiasi cosa. Vi faccio un esempio: sono stata a un mercato in piazza qualche domenica fa e c'era un mercatino di robe vecchie, c'erano proprio tutti gli scatoloni con dentro di tutto, cioè c'erano dalle tazze ai libri, ai lampadari, c'era di tutto. E io ho trovato per un euro all'una due tazze bellissime. La prima è questa, cioè è perfetta, non ha nessuna sbeccatura né nulla, è molto molto carina, con il fiorellino così azzurro Tiffany, e l'ho pagata un euro, pochissimo. E la seconda tazza è questa, che invece dice Champs-Élysées Paris, e sarebbe penso un boccale da birra, non lo so, io ci ho messo dentro una pianta. Un'idea che può sembrare banale, no? Questa tazzina, un euro l'ho pagata. Potrei regalarla semplicemente così, oppure potrei metterci dentro dei biscotti fatti in casa da me, delle caramelle biologiche o qualcosa del genere, oppure quello che farò io è riempirla di terra e metterci dentro una piantina, ha un sapore totalmente diverso. E poi magari se vi va potete anche mettere un bigliettino con scritto perché avete scelto di comprare al negozio dell'usato. Non solo state facendo del bene alla persona a cui fate il regalo, al vostro portafoglio, ma state facendo del bene anche al pianeta, perché questi sono oggetti che altrimenti verrebbero dimenticati, lasciati lì, e che fine farebbero? E noi continuiamo a comprare cose nuove, cose nuove, cose nuove, quando ci sono già migliaia di cose usate che sono lì che aspettano di essere utilizzate. È un vero peccato. Cioè, veramente, riporto l'esempio di questa tazza perché ce l'ho in mano ed è nuova, è perfetta, non ha una sbeccatura, non ha un graffio, non ha nulla. Ed era in mezzo a tantissimi altri oggetti che, non lo so, magari l'avrebbe comprata qualcun altro se non l'avessi comprata io. Però magari no, magari sarebbe rimasta lì per anni e anni, inutilizzata, a inquinare il pianeta, mentre altre tazze vengono prodotte così
senza un vero scopo, perché ce ne sono già talmente tante. E quindi sì, il mio consiglio è quello di andare in un negozio dell'usato e lasciarvi ispirare, si trovano davvero dei tesori. Potreste trovare un libro, potreste trovare una tazza, potreste trovare degli oggetti che non vi aspettereste mai. Questi sono i miei suggerimenti. Alcuni sono più sullo shopping online, perché sia per l'Amazon che per gli shop delle associazioni e dei progetti si va più online, a meno che non abbiate magari un'associazione della vostra città che fa un banchetto o cose del genere, che anche lì è un'ottima idea. Mentre per il discorso usato, andate nei negozi dell'usato. Quando fanno la domenica i mercatini, di solito ci sono sempre una o due bancarelle dell'usato in cui trovate un po' di tutto, e bisogna stare lì un pochino, ed è anche questa la cosa bella, che non state facendo un regalo così a caso, dovete stare lì un po' di tempo, cercare, e quando trovate una cosa che vi conquista è proprio una soddisfazione incredibile, perché è come il vostro piccolo tesoro, l'avete trovato voi, in quel cumulo di cose dimenticate, voi avete trovato qualcosa a cui darete una nuova vita. E nulla, questo è tutto per il video di oggi, io spero tanto che queste idee vi siano piaciute. Tra l'altro rimanete sintonizzati sul canale, perché nelle prossime settimane usciranno dei video per idee regalo DIY, diciamo do it yourself, che è il mio modo preferito di fare i regali, è farli io con quello che ho, farli in casa, cose del genere, mi piace davvero tantissimo. Vi lascio qui sotto comunque la playlist con i DIY che ho fatto finora, che così magari anche lì potete trovare qualche idea. Ho fatto delle candele, un deodorante, insomma dei cosmetici, delle cose, gli acchiappasogni, insomma ho fatto varie cose che potreste pensare di regalare per Natale a qualcuno. Quindi intanto vi lascio questa playlist qui sotto e poi appunto restate sintonizzati, che prossimamente arriveranno degli altri video, sto pensando a un po' di idee, mi diverto tantissimo a fare queste cose, io adoro il Natale, perché mi piace tantissimo fare i regali, cioè più che riceverli, ovvio che mi piace anche riceverli obiettivamente, a chi è che non piace riceverli, però mi piace tantissimo farli, metterci tanto amore, non lo so, mi piace tanto tanto fare i regali, yeah, un piccolo elfo di Babbo Natale sono, sì, ecco, questo è quello che farò da grande. Intanto qui c'è il mio ficus che mi sta sempre vicino e balla perché gli do le spallate, poverino. E anche qui c'è un altro ficus. La mia casa è una giungla. Faranno una serie TV su di me, la chiameranno La mia casa è una giungla. Ok, queste sono cose inutili, Anna Chiara. Dovresti salutare e finire il video. Ok, va bene. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video e spero tanto che abbiate trovato delle idee interessanti e utili. Ovviamente vi lascio tutti i link nell'info box. Il link al sito di Lamazuna, il link al sito di Bossi, al sito di Save the Dogs, se volete dare un'occhiata alle mie associazioni del cuore, e ovviamente vi lascio anche i link ai video che ho citato e basta, vi mando un abbraccio grandissimo, vi ringrazio di cuore se avete deciso di iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un commento con scritto che cosa ne pensate di queste idee e quali sono invece le vostre idee per dei regali di Natale consapevoli. Vi ringrazio di cuore e vi mando un abbraccio grandissimo, noi ci vediamo alla prossima, ciao!